Ancora i cioccolatini di San Valentino? E ora me ne mangio uno. Salve a tutti ragazzi e ragazze, la mia intro sta per cambiare, o meglio, è già cambiata. Nei prossimi video non ci sarà più il mio salve a tutte bellezze. Questo perché un ragazzo sotto un mio video un po' di tempo fa mi ha fatto notare appunto che stavo escludendo i ragazzi dal mio canale. E in effetti non aveva proprio torto, nel senso che mi è sempre piaciuta quest'intro, salve a tutte bellezze, perché per me siete tutte e tutti bellissimi, però bellezze ci sta, bellezzi un po' meno, quindi io generalizzavo con bellezze e molti ragazzi appunto si sentivano esclusi, visto che comunque ci sono sia ragazzi che ragazze che mi seguono. Sono costretta a cambiare intro, anche se voi resterete sempre le mie bellezze. Detto questo, oggi volevo portarvi un What's in my phone update. È la terza volta che registro questo video. Ho avuto un po' di problemini e io mi auguro che questa sia la volta buona, anche perché se tutto andava come doveva andare, questo video l'avreste visto martedì. Però se la vi, ho avuto qualche intoppo. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi è che a fine video volevo mostrarvi le cover del telefono nuovo che ho acquistato e ho seguito i vostri consigli perché mi avevate detto appunto di acquistare le cover del telefono su AliExpress. Questa è una di quelle, ma senza perderci tanto in chiacchiere, iniziamo subito. Sulla prima pagina abbiamo la barra di ricerca di Google e poi tutte le cartelle, la cartella strumenti, nella quale troviamo calcolatrice, orologio, radio, registratore, registraschermo, che è l'app appunto con cui sto registrando in questo momento. Poi abbiamo scanner, download, bussola, Xiaomi, telecomando Mi, il pacchetto di Office e Vodafone SIM. Di questa cartella utilizzo l'orologio per impostare la sveglia, il registratore schermo soltanto quando devo registrare un video. Scanner è un'app molto utile se volete appunto scannerizzare dei documenti per poi inviarli. So che comunque si può fare benissimo la foto, ma Scanner ovviamente è un'app fatta apposta e lo fa molto meglio di una semplice foto. Il pacchetto di Office non lo utilizzo sul telefono e telecomando Mi, praticamente il mio telefono dovrebbe fungere da telecomando collegandolo alla Smart TV, ma non sono ancora riuscita a farlo. Non ho ancora testato questa funzione. Lo dico sempre, ma non lo faccio mai. Poi abbiamo Galleria, dove troviamo tutte foto e video, sicurezza, impostazioni e la cartella di Google con tutti gli strumenti Google all'interno, tra cui Mail, Maps, YouTube, Drive, Play Musica, Play Film, Duo, Foto, Contatti e Lens. Poi ho il Play Store da cui appunto scarico tutte le app, fotocamera e WhatsApp. E nella barra in basso, nel menu rapido, abbiamo chiamate, quindi anche rubrica, il browser del telefono, messaggi e nuovamente Google. Non so perché ho Google tutte queste volte. Cambiando pagina troviamo calendario, meteo, gestore file, My Video, queste sono tutte cose che io diciamo non utilizzo, pulitore, questo mi si è installato con degli aggiornamenti perché non lo avevo, note, allora io senza note non vivrei, perché mi appunto sempre tutto quello che devo fare, un po' anche la lista della spesa, la lista di cose da fare, i miei obiettivi, non so, io sono una che scrive sempre tutto e non lo faccio soltanto sul cartaceo, quindi sulle agende varie, ma lo faccio anche nelle note del telefono, quindi prima o poi tutto quello che scrivo lo devo assolutamente fare, ma anche semplicemente delle cose da comprare, cose che desidero, cose che vorrei, e come dicevo, obiettivi da raggiungere, eccetera. Poi abbiamo servizi e feedback e temi, anche questa app si è installata con gli aggiornamenti. Io non lo vorrei dire, ma sta per iniziare il periodo dell'allergia per me. Non ci voglio pensare. Temi, vi dicevo, ora l'apriamo. Ve l'avevo già mostrata in altri video, sempre la stessa identica app che io non utilizzo, però anche se non la utilizzo, diciamo che è molto carina. Che cosa fa Temi? Lo dice la parola. Va a cambiare il tema del vostro telefono, quindi Schermata di blocco, blocca schermo. Schermata di blocco, blocca schermo. che praticamente è la stessa cosa, scusate, raga. Vabbè, la schermata di blocco, lo sfondo del telefono e poi vi cambia anche tutte le icone del telefono in base appunto al tema che avete scelto ora. Magari se ve lo mostro è meglio. Non riesco a trovare un tema che mi piaccia, però. Non mi piace niente. Vabbè, vi faccio l'esempio con questo qui, con gli unicorni. Se io decidessi di mettere questo tema,
che neanche mi piace, tra l'altro. Questa sarebbe la schermata di blocco. Questo sarebbe lo sfondo del telefono, appunto, e come potete notare le icone in questo caso diventano tutte rosa e a me questa cosa non piace. Oppure, non so, vi faccio l'esempio con qualcos'altro. Mamma mia, però che brutti temi, non c'è uno carino. Tra l'altro neanche mi invogliano. Ah, facciamo questo. Abbiamo una borsetta Tiffany, questa è la schermata di blocco, questo è... Mamma che brutto! Lo sfondo del telefono e le icone, anche in questo caso, diventano tutte rosa. Oppure questo qui autunnale, questa è la schermata di blocco, questo è lo sfondo, orribile tra l'altro. Le icone diventano tutte foglie verdi. Raga, vabbè, lasciando perdere che qui i temi sono proprio orribili. Non mi piace il fatto che mi cambia tutte le icone del telefono, mi destabilizza perché poi non riesco a ritrovare le mie cose, quindi no, io temi non lo utilizzo, preferisco cambiare blocca schermo, sfondo, ma non toccare le icone del telefono. È una cosa mia. Poi abbiamo musica, giochi. Allora, giochi non ho mai scaricato niente, quelli che vedete sono già preinstallati nel telefono e sono Pop Shooter Blast. Questo qui sarebbe tipo una cosa dello spazio con le navicelle spaziali. Poi Bubble Story, che è l'unico con cui ho giocato, superato anche diversi livelli, scoprendo anche nuovi mondi. Bubble Story, ora ve lo faccio vedere, io sono innamorata di questo gioco. È una specie di Candy Crush Saga, anziché le caramelle qui abbiamo della frutta. Iniziamo a giocare. Con una pecca forse che è pieno di pubblicità, sì. Questa è una delle cose che non mi piace tanto di questo gioco. Però diciamo che lo utilizzavo la sera per rilassarmi nel letto, così quando ho tempo da perdere, ecco. Ho un pomodoro rosso, cerchiamo di scoppiare tutti i pomodori rossi, cerchiamo di scoppiare i limoni. Allora, in base al frutto che mi capita, però posso anche fare il cambio e colpire la frutta e guadagnare punti. Ve l'ho detto, una specie di Candy Crush. Nulla raga, ho perso. Tra l'altro sotto a Bubble Story troviamo tutte delle icone. Tipo Azimo, McDonald's, Lovo, Brain Test. Vabbè, tutte queste app praticamente da scaricare che mi consiglia il telefono, ma non so per quale motivo questa cosa, cioè io non so perché il telefono mi consiglia delle app da scaricare e poi mi appare quella schermata così che non mi piace un granché. Vabbè. Poi abbiamo l'app social, qui abbiamo Facebook, Instagram, che ora aprirò così vi mostro il mio profilo e non avete scuse, andate a seguirmi. Oh, che carino questo panino di Burger Flower, così mi viene fame. Questa è la mia pagina Instagram, mi chiamo Wendy B Official e questo è il mio feed. Sotto troviamo tutte le foto, la maggior parte scattate al lago. Mi piace avere una palette ordinata su Instagram con colori tutti abbinati tra loro. Infatti ora vi faccio vedere anche con quali app modifico le foto per Instagram. Chiudiamo. Appunto, una delle app collegate a Instagram è Preview. Allora, visto che su Instagram non c'è la possibilità di poter spostare le foto una volta postate, quindi se le avete messe in un determinato ordine ve le tenete così. Io che sono fissata con questa palette ordinata, con tutti i colori uguali, che insomma le foto devono avere un senso secondo me, visto appunto che Instagram è un social di immagine che colpisce prima di tutto l'occhio, allora ho scaricato Preview. Su Preview avete la possibilità di caricare le ipotetiche foto che volete caricare su Instagram e poter cambiare l'ordine. Ad esempio, se questa foto non mi piace qui, la posso mettere qui, oppure posso fare così e vedere quale combinazione sta meglio. Ah, tra l'altro, sempre su Preview avete la possibilità di mettere una descrizione, gli hashtag che potete trovare qui in Find Hashtag, e avete un po' di tutto, basta che cercate, insomma, se scrivo ad esempio Nature, perché è tutto ambientato nella natura, vi escono poi tutti gli hashtag correlati. Però io ho anche l'app hashtag, perché questa diciamo che me la tengo più perché sono pigra, spesso non mi va di mettermi a pensare a quali hashtag scrivere, quindi ecco, faccio copy tag e poi li copio direttamente sulla foto. Questo solo perché sono molto pigra ed ecco perché non cresco su Instagram. Andando avanti troviamo TikTok, se volete seguitemi anche su TikTok, anche se non sono proprio super attiva. Diciamo che sto utilizzando questo social da poco e ho pubblicato anche alcuni spezzoni dei miei video che faccio qui su YouTube.
però la cosa che a me diverte di TikTok è il lip sync, quindi non sono brava con i balletti, non troverete me che ballo su TikTok, però mi piacciono le scenette da recitare, i lip sync, quelli sì, mi piacciono un sacco e mi ci diverto anche molto. Poi abbiamo YouTube Studio, che è l'app collegata appunto a YouTube, che mi consente prima di tutto di vedere tutti i vostri commenti in tempo reale, di poter rispondere, di tenere sotto controllo tutto l'andamento del mio canale. Poi abbiamo Snapchat. Allora, io Snapchat, raga, ce l'ho, ma non lo utilizzo. Forse lo utilizzavo più in passato. Eccomi qui. Vi dicevo, forse lo utilizzavo di più in passato per i filtri che contiene, e quindi mi piaceva scattarmi le foto con i filtri di Snapchat, anche se comunque adesso troviamo dei filtri molto carini anche su Instagram, e quindi Snapchat è caduto molto in secondo piano. Ha sempre dei filtri molto carini, però li uso un po' meno. Dopodiché troviamo Telegram. Allora, qua sotto nell'info box, se voi cliccate, trovate un link che vi riporta appunto al mio gruppo Telegram. Si è creato appunto questo gruppo nel quale molte di voi si scambiano opinioni, consigli su qualunque argomento beauty voi vogliate. Io sono poco attiva su Telegram per il semplice fatto che non riesco proprio a gestire tutti i social, a volte comunque entro e rispondo, però è bello il fatto che si sia creata questa complicità anche tra di voi grazie a questo gruppo, quindi se vi volete unire fatelo pure, perché a me fa un sacco piacere. E poi abbiamo Messenger, che è l'app appunto collegata a Facebook, e anche qua sotto non so perché, ma il telefono mi consiglia delle app che non scaricherò mai perché non mi interessano. E poi abbiamo la cartella foto, qui troviamo tutto ciò che mi serve per modificare le foto, i video, eccetera. Intanto, per quanto riguarda i video, ho MyMovie, che è quest'app che ora vi mostro come funziona. Andiamo a prendere ad esempio un mio vecchio video, tipo questo qui, ok? Qui sono con il mio ragazzo nel bosco a fare una passeggiata, sto anche ciancicando la gomma. Bene, allora, come potete vedere qui in basso si crea il marchio di MyMovie, però per eliminarlo non vi basta che cliccare sul cestino e guardare della pubblicità, 30 secondi di pubblicità, ahimè, però basta farlo una volta, dopo aver visto questa pubblicità appunto vi si toglierà il watermark e quindi avrete il video senza nessuna scritta. Bella, non basta pubblicità. A questo punto potete provare tutti i vari filtri, questo, che poi tra l'altro questo video ha già i suoi filtri di Instagram, potete provare i vari effetti. Ecco, per gli effetti funziona più o meno come per il watermark, perché se volete utilizzare ad esempio questo effetto, per sbloccarlo basterà guardare la pubblicità, 30 minuti di pubblicità. Anche questo però potete, cioè lo fate soltanto una volta, perché dopo aver visto la pubblicità vi si sbloccheranno automaticamente tutti gli effetti. Quindi vi dicevo appunto che potete mettere tutti gli effetti che volete, tipo questo. Non so, potete fare con questa app video sia per TikTok sia da mettere nelle storie di Instagram, eccetera. Insomma, non pretendete molto da quest'app. E poi abbiamo 1998 Cam, che è un'app appunto che vi scatta le foto vintage stile anni 90. Ora la apriamo e vi faccio vedere in che modo. Io sono un po' fissata con queste foto vintage anni 90. Qui ci sono io. Ok, andiamo a vedere la foto che ne è uscita. Ed è una semplice foto con l'effetto luminoso, la data, tutto un po' sgranato, rovinato. Però se ve la devo dire tutta, per quanto mi piaccia quest'app, perché io amo appunto queste foto un po' vintage, eccetera, c'è un'app che è ancora meglio. Quindi io credo che questa, raga, mi alleggerisco un po' il telefono, la disinstallo. E ora vi faccio vedere perché. Abbiamo Prequel Beta. Allora, apriamo Prequel Beta. Questa è una delle mie app preferite in assoluto. Da Prequel Beta proviamo ad aprire una foto a caso. Ecco, prendiamo ad esempio questa. E Prequel Beta vi chiederà se volete utilizzare il formato storia, se volete utilizzare questo formato oppure il formato quadrato classico delle foto da mettere su Instagram. Facciamo finta che dobbiamo creare una storia. Quindi il formato sarà questo. E qui in basso avete tutti i vari filtri. Abbiamo Miami e poi tutte le varianti di questo effetto, Bonneville, Soul, Morning,
San Francisco, ma ce ne sono talmente tanti, raga, che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E facciamo finta che non mettiamo nessun filtro, ma la cosa più bella ancora sono gli effetti. Abbiamo l'effetto prisma. Cioè, guardate che figata, raga. E tutte le varianti dell'effetto prisma, adoro. Poi abbiamo bling, plastic, molto particolare, anche questo sembra di stare sotto una coperta di plastica. Disco, quarantine, questo mi piace un sacco per l'effetto un po' sgranato, ma se non fosse che quarantena, hashtag stay home, no, vi prego, basta, non ne posso più. Questo è l'effetto appunto vintage anni 90, VHS. Jewelry, questo è uno degli effetti che ho utilizzato di più, che vi mette questi puntini luce sulle foto e sembra che tutto sbrilluccichi, lo adoro. E vabbè, insomma, anche qui ce ne sono talmente tanti. Dust vi mette l'effetto rovinato, potete scegliere l'intensità di questo effetto, di quanto rovinare appunto la vostra foto. Allora, quest'app ha solo una pecca su Android, ossia non modifica i video, cioè tutti questi effetti e filtri non ve li mette su video perché non è disponibile la funzione video su Android. Mentre se avete un iPhone, questo problema non si pone assolutamente perché tutto quello che abbiamo visto che si può fare in fotografia, con un iPhone lo potete fare anche benissimo sui video, quindi creare questi video particolari con tutti questi effetti sbrilluccicanti, vintage, eccetera. Infatti, quest'app io l'ho scaricata anche sul mio iPad perché vabbè, ho il telefono Android, ma ho anche l'iPad. Fatemi sapere se volete più avanti, magari anche un What's in my iPad. Poi abbiamo PixArt. PixArt mi piace un sacco sia per creare i collage, sia per poter mettere stickers e adesivi sulle foto. E spesso ci faccio anche qualche immagine di copertina di YouTube. Mi piace proprio com'è. Semplice da utilizzare, intuitiva. Mi piace veramente un sacco. E poi abbiamo Coloro, o Colooro, Coloro, che è un preset. I preset sono quei pacchetti, di colore che vanno a donare alla vostra palette Instagram la stessa tonalità per creare appunto un Instagram monocolore, ordinato, eccetera. Io adoro queste cose qui. Come potete vedere qui, la maggior parte dei preset sono a pagamento, ma Coloro è gratuito. Allora, ora facciamo che carichiamo una foto. Carichiamo ad esempio questa foto qui. E possiamo applicare tutti questi preset. Questo, guardate quanto diventa subito accesa questa foto, bellissimo. Questo è stupendo perché annulla praticamente tutto il verde che c'è dietro e risalta la figura, fantastico. Ecco, questo se volete fare un Instagram monocromatico e applicare appunto lo stesso filtro su tutte le foto per avere un effetto di palette ordinata. Andando avanti troviamo l'app DHO, che è uno dei gestori telefonici che ho. Infinity, raga, questo ve lo apro perché vi voglio far vedere da che cosa sono ossessionata in questo momento. Se mi seguite e mi conoscete, sapete che sono una fissata malata di serie TV, film, eccetera, cioè li divoro veramente. Tant'è che appunto su Netflix ho visto di tutto e di più. Questa è la mia nuova fissa del momento, Vampire Diaries. Io che adoro appunto i film romantici, ma anche un po' dark, vampiri, vampireschi, eccetera. Poi a fianco appunto troviamo l'app di Netflix, che è anche questa ve la apro, ma ho l'abbonamento scaduto perché appunto in questo momento sto guardando Infinity e una cosa per volta. Vedete? Qui mi dice di aggiornare il pagamento. E qui su Netflix, come vi dicevo, appunto, ho visto di tutto e di più. Ecco, qui c'è ad esempio la mia serie TV preferita del momento, che è Bridgerton. Poi troviamo Mediaset Play. Questa l'ho scaricata semplicemente perché, allora, partiamo dal presupposto che io la TV non la guardo. Se la guardo, la guardo all'orario dei pasti e in TV praticamente troviamo 24 ore su 24 tragedie. Programmi trash, la pubblicità ovviamente, la televisione, raga, quello che trasmettono in televisione non mi piace. Però, a meno che non ci sia un'eccezione, uno spezzone di un programma che mi piace, un film, trasmettano un film che mi piace, con l'app di Mediaset Play posso andare a rivedere quel programma o quel film anche se me lo sono perso, quindi me lo vado a cercare su Mediaset Play.
Poi ho l'app di Kena Mobile, questa l'ho fatta per avere dei giga di internet in più, visto che col fatto che carico i video su YouTube mi servono più giga di internet e dal momento che non ho un modem fisso mi serviva appunto un supplemento di giga e per questo motivo ho fatto Kena Mobile, con cui al momento mi sto trovando molto bene. Poi abbiamo Spotify, è l'app appunto per ascoltare musica, potete creare anche il vostro mix personalizzato di musica da ascoltare e la musica per me è essenziale perché mi dà la carica, buon umore, eccetera. No, diciamo che l'ascolto anche quando sono depressa, quindi sì, a seconda del mood scelgo che tipo di canzone ascoltare. E poi abbiamo Shazam, anche Shazam per me è un'app indispensabile proprio perché essendo una grande ascoltatrice di musica spesso mi capita anche di mettere la radio in macchina di non sapere chi canta quel brano e se magari quella canzone mi piace veramente tantissimo e voglio sapere chi la canta, io clicco Shazam e Shazam in un attimo mi dice chi la canta, che anno è il brano, eccetera, quindi sono felicissima. E poi ho Clue, che è l'app che serve più che altro a noi femminucce, che ci aiuta a monitorare i giorni del nostro ciclo. E poi ho Shein. Allora, Shein, raga, io l'ho scaricata perché molte mie amiche hanno ordinato cose su Shein, hanno fatto acquisti su Shein. Io, in realtà, credetemi, da quando l'ho scaricata non ho ancora acquistato niente. I prezzi sono veramente super economici, come potete vedere, ecco, una maglietta 5 euro. Non so che la qualità, ecco, dei tessuti e delle cose, perché non ho mai ordinato nulla. Fatemi sapere se voi avete mai ordinato qualcosa su Shein e come vi siete trovati. Poi abbiamo l'app di Amazon, ecco Amazon ad esempio utilizzo spesso per fare acquisti online, ci compro veramente di tutto e un'app super testata, super utile soprattutto in questo momento dove lo shopping magari si fa maggiormente online, e l'app di AliExpress, e qui ho ascoltato il vostro consiglio dove ho acquistato appunto le cover del telefono che dopo vi farò vedere. Poi ho Pinterest, raga, io senza Pinterest non vivo perché da Pinterest ci scarico gli sfondi del telefono, cerco magari delle idee per le unghie, delle idee trucco, delle idee outfit, non so, ad esempio scriviamo baby boomer e vediamo che cosa esce, ecco, e vi dà tutte le idee, mamma che belle queste, fichissime, ecco, magari le unghie di marzo le facciamo così un po' sui toni del nude. Per me Pinterest è una fonte inesauribile di idee e quando anche io a volte ho un blocco creativo apro Pinterest e mi tornano a galla tutte le idee. Andando avanti, qui abbiamo, raga, Inci Beauty. Quest'app è la vita per le persone che si stanno affacciando al mondo degli inci, della composizione dei prodotti, se vogliono saperne di più su un prodotto, se siete delle fissate o dei fissati di inci, raga, io vi straconsiglio di scaricare quest'app e ora vi spiego anche come funziona. Quest'app ha totalmente cambiato il mio modo di acquistare prodotti, faccio degli acquisti sicuramente più consapevoli. Ero già fissatella un po' prima con l'inci dei prodotti, sono passata ad una routine bio, però vi posso dire che mi interessa sapere cosa contiene quel determinato prodotto, perché spesso riesco a capire anche che cosa tollera la mia pelle e cosa non tollera. Allora, intanto andate a ricerca e qui vi esce benessere, cura del corpo e del viso, igiene del corpo, igiene dentale, manicure, pedicure, parrucchiere, prodotti solari, profumo, rasatura e depilazione, salute, toilette per il bambino e trucco. Allora andiamo su parrucchiere, perché magari i prodotti per capelli sono quelli che io ricerco di più, e andiamo a cura dei capelli. Cura dei capelli vi chiede balsamo solido, colorazione, condizionatore, cura dei capelli mirata, districante, maschera per capelli, olio per capelli. Andiamo a maschera per capelli. Allora qui vi dà in generale tutte le maschere che potrebbero uscirvi, ma se voi avete una maschera in particolare andate qui nella barra di ricerca, scrivete il nome della maschera, Inci Beauty ve lo troverà. Ad esempio, una delle maschere che io adoro veramente è questa qui di Fructis Air Food all'aloe vera, è una delle mie maschere preferite, ma ahimè non ha un inci verde, ha un inci giallino e qui nella leggenda vi dice se l'inci è verde è buono, se è giallino è soddisfacente, quindi già non è proprio malaccio, se è arancione non è terribile, ma è così così, se è rosso contiene prodotti a rischio. Infatti poi se scendiamo giù nel dettaglio vi dice che cosa contiene e se le cose che contiene sono verdi, rosse, gialle, eccetera. Ecco, quest'app io la adoro anche perché mi ha aiutato, come vi dicevo,
nell'acquisto di molte cose. Poi ho l'app di PayPal che è collegata al mio conto PayPal, appunto, Waze che è il navigatore che non lo cancello, ma raga, lo odio perché mi fa fare sempre dei giri di Peppe. Qua a Roma si chiamano giri di Peppe. Tra l'altro, qualche anno fa sono andata in Spagna, mi si è impostato Waze in spagnolo e non è più cambiato. Cioè, io ho avuto Waze in spagnolo per un paio d'anni, una cosa assurda. Ultimamente con gli aggiornamenti mi si è impostato in inglese. Ogni tanto cambia lingua, fa così come gli pare. Però vabbè, mi diverte questa cosa che Waze cambia lingua. E poi abbiamo Amazon Kindle, che è l'app che serve appunto a leggere libri online. Per quanto riguarda i libri, io adoro il cartaceo, mi piace toccare le pagine di un libro. Sì, sono una persona un po' forse antica, un po' romantica, ma non amo leggere Kindle. Però perché ho scaricato quest'app? Perché l'anno scorso, quando eravamo in quarantena, durante il mio compleanno, non ci potevamo vedere, non potevamo uscire, non potevamo fare nulla, una mia amica ha pensato di regalarmi un libro, mi ha fatto un bellissimo regalo su Kindle e quindi ho avuto la possibilità appunto di ricevere così il suo regalo. Però io sinceramente preferisco acquistare libri cartacei. Poi ho Heart, scusate la pronuncia, non è nient'altro che un satellite che vi mostra tutte quante le zone. Questa forse la utilizza di più il mio ragazzo rispetto a me. Poi abbiamo lo Speed Test, che è l'app che vi aiuta a capire quanto è veloce la vostra connessione internet legata il vostro gestore telefonico. Questa l'ho scaricata appunto perché provando diversi gestori telefonici volevo una connessione internet abbastanza veloce e per capirlo mi serviva lo speed test. E poi abbiamo Wallpaper che è sempre un'app che mi si è installata con gli aggiornamenti che io non ho scaricato, sempre legata appunto agli sfondi del telefono, ma anche questa è abbastanza inutile dal momento che scarico gli sfondi da Pinterest che sono molto molto più belli, raga. Allora, intanto stoppiamo la registrazione schermo. Comunque, lo sfondo del mio telefono, se ci avete fatto caso, è un libro aperto, lo trovo molto romantico con una tazza di caffè in sottofondo, tutte queste lucine soft. Mentre per quanto riguarda il blocca schermo, faccio uno screen e ve lo metto qui. Sono questi macarons rosa avvolti nel tulle con le perle, li trovavo di un'eleganza pazzesca, mi piacciono veramente un sacco. Bene, arrivati a questo punto, ora vi mostro tutte le cover che ho acquistato su AliExpress. Non sono molte, anzi sono pochine, però sono stata veramente felice e soddisfatta di averle acquistate perché per anni non trovavo mai delle cover carine per il mio telefono, per questo modello. Io ho un Redmi Note 8, so che è un modello anche abbastanza superato. Comunque dovrei comprarmi anche un secondo telefono, però io sono una di quelle persone che non compra telefoni per moda, ma finché il telefono non mi abbandona, anzi mi affeziono anche piuttosto ai telefoni, io non lo cambio. Cioè, tutto al più me ne compro un secondo perché ho due schede, ecco, ma questo telefono finché non morirà rimarrà al mio fianco. Come vi dicevo, questa è la prima cover, in realtà andrebbe vista così. Un po' vintage, anni 90 e a me piace veramente un sacco. Poi, altra cover che ho acquistato è questa qui, nera opaca, con la mia iniziale, cioè una W con tutti i fiorellini. Raga, col fatto che ho un nome che inizia per W, io non trovo quasi mai nulla con la mia iniziale. Non ho mai trovato un ciondolo, non ho mai trovato una penna, non ho mai trovato nulla che avesse la mia iniziale. Quindi, quando ho visto che c'era appunto la cover con la W, l'ho voluta assolutamente acquistare. L'unica pecca che su AliExpress sembrava dorata, cioè proprio riflettente, metallizzata. In realtà è questo colorino un po' opaco che non mi fa impazzire, però vabbè, il fatto che c'era la W va bene così. E ho preso questa cover con gli avocado che trovavo veramente molto estiva. Non so perché, ma a me l'avocado mi dà un senso di estate. E tra l'altro è uno dei miei frutti, se si può definire frutto, sì, estivi preferito, lo mangio anche d'inverno comunque. Oltre al fatto che mi piace l'avocado, mi piace proprio il design di questo frutto, mi piace come è fatto così verde, lo trovo troppo simpatico. E non so, questa cover mi faceva pensare un sacco all'estate. Poi ho preso questa qui grigia opaca, sempre gommosa, con, sapete che non so come si chiama questo cosetto qua, che sarebbe quello per fare i selfie, per impugnare il cellulare, eccetera. E vabbè, con questa zampina rosa che mi ricordava troppo la zampina della mia gattina Chanel. Lei ha questi polpastrellini rosa sotto le zampine ed è adorabile. E infine, ma non meno importante,
questa cover con unicorni, arcobaleni, nuvolette, eccetera. Anche questa mi piaceva veramente un sacco, visto che amo gli unicorni. E nulla, come vi dicevo, le cover sono finite, quindi ne ho prese in tutto 5. Ho acquistato 5 cover, mi sono arrivate dopo 2 mesi, ma non importa, insomma, ho speso pochi centesimi, pochi euro per ogni cover, quindi anche se le ho aspettate 2 mesi, non importa. E nulla, ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. Mi dispiace di aver fatto uscire soltanto un video questa settimana, anzi, è un po' di tempo che sto facendo uscire soltanto un video a settimana. Sono stata anche completamente immersa nel lavoro, quindi ho avuto anche poco tempo, diciamo anche così. Questa settimana ho avuto alcuni intoppi per quanto riguarda la registrazione di questo video, spero di avercela fatta finalmente. E prima che mi dimentichi, ho una bellezza da salutare ed è Anto Pro 1999. Un bacione bellezza, e mi raccomando, se volete essere salutati e salutate nel prossimo video, ricordatevi di seguirmi su Instagram. Se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, perché sono un po' discontinua con gli orari e i giorni. E noi, come al solito, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. E vi mando un grossissimo bacio.